Caro Traghetti, la provincia di Cagliari annuncia un esposto all'antitrust ed è pronta a ricorrere alla Commissione europea. La crisi in Libia, preoccupazione, ma per ora nessun problema di approvvigionamento alla Saras. Gli emigrati sardi e l'Unità d'Italia, satira, grafica e illustrazioni in una mostra che girerà l'Italia ed il mondo. Allo slovacco Sagan la prima tappa del Giro di Sardegna vince sul traguardo di Porto Cervo. Buonasera dunque, in primo piano gli aumenti nelle tariffe del trasporto via mare. La provincia di Cagliari presenterà un esposto all'antitrust sul caro traghetti ed è pronta a ricorrere alla Commissione europea per i trasporti e la concorrenza. Vediamo. Rincarichi in un anno toccano picchi del 130% e prezzi allineati verso l'alto senza nessuna reale concorrenza. Le acque di navigazione per raggiungere la Sardegna sono sempre più salate e il grido d'allarme sul caro traghetti ora sarà indirizzato a Roma, all'autorità garante della concorrenza del mercato, e a Bruxelles, alla Commissione europea dei trasporti. Dopo un incontro con sindaci, operatori turistici, albergatori e associazioni di consumatori industriali, la giunta provinciale di Cagliari ha deciso di adire le vie dell'antitrust per riportare il sereno sui mari dell'isola. Il sospetto è che sia nata un'operazione illecita di cartello fra le società. Senza la Tirrenia, per la quale è in corso la procedura di privatizzazione, in gioco rimangono tre grosse compagnie che da sole sembrano gestire i prezzi. Un duro colpo per l'economia isolana che penalizza i residenti, gli emigrati e scoraggia nuovi visitatori. Registriamo una marea di cancellazioni nelle prenotazioni dei campeggi, ha denunciato un consorzio turistico di Villa Simius, ma non è un SOS isolato. Molti operatori del sud Sardegna sono preoccupati per un possibile calo degli arrivi per la prossima estate, tutti alla ricerca di soluzioni per evitare il tracollo. La drammatica.